La mia presenza è un segnale di una Chiesa che entra nella vita e ha cuore il futuro delle nostre comunità, ha cuore il futuro di questo territorio, ha cuore il futuro delle nuove generazioni. Tra i lavoratori in protesta ci sono anche tanti giovani, si tratta di ragazzi che 4 anni fa sono stati assunti presso la IA di Flumeri, ragazzi che erano convinti di aver risolto il problema più importante della loro vita, quello di trovare un lavoro e quindi di assicurarsi un futuro, ma purtroppo da qualche mese sono tornati a vivere nell'incertezza. Molto incerto perché innanzitutto ci sono 300 famiglie, c'è il destino di oltre 300 famiglie tra i due stabilimenti a cui comunque bisogna dar conto. E poi c'è l'incertezza innanzitutto da parte nostra, di noi ragazzi, ma soprattutto delle persone che hanno superato insomma la cinquantina ed sarebbe molto difficile trovare un altro impiego, quindi diventa davvero una situazione disastrosa. Abbiamo bisogno di avere certezze come lavoratore e il governo non può sottrarsi a questo. A casa portare lo stipendio è fondamentale, ma a casa bisogna anche portare serenità, tranquillità. Sì, in questo momento stiamo attraversando un periodo molto particolare, non nascondiamo che ci sta molta tristezza anche tra di noi, molta preoccupazione. Le nostre aree interne soffrono di una diaspora, soprattutto delle nuove generazioni, per la mancanza di lavoro e di futuro. Una preoccupazione che raccolgo perché l'ascolto diventa fondamentale per garantire una presenza che dia futuro e speranza alle nostre comunità.